Buongiorno a tutti gli amici di casertafocus.net e benvenuti in anteprima Caserta Focus. Partiamo subito con le elezioni. Mentre in tutta Italia le donne fanno la gara per arrivare in Parlamento, a Caserta corriamo il rischio di avere più parlamentari donne che uomini. Ad ora certa dell'elezione è la Petringa, ma ci sono buone speranze anche per Lucia Esposito del PD, per l'Arancione Clementina Ferraiolo, e in caso di una buona affermazione di Grillo, anche della grillina Vilma Moronese. Da un'intervista del segretario FPS CISL Lettieri risulta che negli ultimi 5 anni a Caserta si sono persi 5.000 posti nel pubblico impiego. A pagina 4 troviamo il sindaco di Curti Ventriglia che spiega la sua candidatura all'interno del Grande Sud per contrastare partiti quali Lega Nord e PD Monti che sono eccessivamente protratti verso il nord. A pagina 5 l'imprenditore Capitelli mostra il suo sostegno alla candidatura dell'amico Ventriglia attraverso un'iniziativa domenica mattina al Comitato Grande Sud in via Nazionale Appia. A pagina 6 l'onorevole Paglia spiega la sua politica di rilancio del paese, a livello nazionale attraverso la dismissione dei fondi statali e in provincia di Caserta attraverso lo sviluppo ecosostenibile, con la valorizzazione dell'agricoltura, dell'enogastronomia, della cultura e del turismo. Passando all'Appia, Melone sostiene i comitati civici e i loro obiettivi, e critica la confusione che si è creata all'interno dell'amministrazione di parentele tra dirigenti e politici. A pagina 8 invece il segretario PDL Mastroianni critica l'eccessiva eterogeneità all'interno della giunta e definendola anche la causa dell'isolamento politico di Santa Maria Capua Vetere. Passando a Capua, l'Oma Sud, azienda leader nel settore aerospaziale, chiede per superare la crisi l'intervento del prefetto di Caserta Carmela Pagano. A Maddaloni e Bufera riguardo ad alcuni provvedimenti all'interno della macchina amministrativa presi dal commissario prefettizio Ilaria Torelli. A Marcianise, dopo l'assoluzione nel processo che lo vedeva coinvolto per la raccolta differenziata a Marcianise, Fecondo ufficializza la sua candidatura. A pagina 13 troviamo la fusione tra l'osteria Le Quattro Fontane e la pizzeria Il Brillo Parlante. Passando alla pagina di sport, la casertana spera nella vittoria contro il Porto Torres, essendo a 7 punti dalla capolista Torre Neapolis, mentre la Juve Caserta spera nel terzo spareggio salvezza contro il Sutor Montegranaro. Arrivederci a tutti da Anteprima Caserta Focus.